Every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Enorme patrimonio di cultura, di stile, di tradizione, di arte, secondo il quale non abbiamo già stato chiamato. Quindi ci siamo conosciuti parlando per la prima volta ieri sera, dopo 30 anni di cinema. Esatto. Il patrimonio di una storia. Un ingresso in questo composto da domina con la voglia di stupire con piccoli tocchi di magia. Perché la tradizione tarantiniana ha segreti e gusti indiscutibili. Offriamo qualcosa di vero, o meglio di concreto e astratto allo stesso tempo. L'eleganza può essere innata, ma può anche essere raggiunta. L'eleganza è armonia e noi vestiamo corpi imperfetti con abiti perfetti, che sono però unici e terribili. E questa è la nostra magia. Emozioniamo gli uomini che indossano i nostri capi e le donne che arrostiscono di fronte all'accuratezza dei dettagli. Abbiamo creato anche sex symbol, abbiamo vestito lui. Chiunque entri in una santuaria napoletana non può non restare estasiato al cospetto della semplicità degli uomini che la compongono. Gli odori, i colori, le stoffe, l'abbiamo visto prima del documentario, tutto sembra essere là, immutato. Ogni singolo elemento porta con sé il carico della tradizione. Ma ora due giuste parole brevemente per raccontare una storia, la storia della santuaria Formosa, di Mario Formosa, che oggi è il mio modo di rappresentare il mondo, è la storia di un bambino, Mario aveva 8 anni, circa 60 anni fa, e probabilmente ne costava molti di più. Ha qualcosa che si muove dentro, un bambino irrequieto, e la mamma fa fatica a tenere la base. In quegli anni le alternative sono poche, mi sembra un po' quello di questi anni. Cioè. Bisogna scappare lontano se non si ha la fortuna di avere un mestiere. La miseria è tanta e non lascia spazio ai sogni.
La madre di Mario ha paura di un lavoro pulito, sicuro del proprio figlio. Ed è così che Mario inizia la sua avventura. Quasi per caso, tutto per un sogno, il padre stava lì con un amico sarto e gli racconto il sogno che aveva fatto la sera. E così nasce. 18enne già lontano collaborazioni con i sarti della vecchia guardia, facciamo il nome, non sono tanto. Vive la sartoria di Candere, l'aspetto come un atteggiamento. La disciplina richiede esercizio, passione, sacrificio, passione e ancora passione. Occorre perfezionarsi e Mario sa di poter rubare mestiere grandi e grazie a passaparola fa tanta strada fino oltre i confini europei. Propone la sua linea, il suo taglio, il suo stile, adora tagliare e cucinare a mano, non smette di osservare e correggere il lavoro dei suoi collaboratori. È un maestro, ma non lo sa, lo è e basta. Io guardavo i suoi occhi fieri, emozionati, ma mai stanchi, pieni di vita. Volevo anche io avere quello sguardo. Mario non è più qui, da poco purtroppo. Ma prima di salutare ha fatto in tempo a trasmettere il rispetto della tradizione, o forse in quel caso è più giusto parlare di devozione, devozione verso un'arte che non è nelle mie mani, purtroppo, nel mio cuore e nella mia mente. Non c'è occasione migliore di quella concessasi oggi per portare ciascuno la propria testimonianza, ma soprattutto per renderci protagonisti di un appello rivolto ai tanti esponenti della società civile rappresentanti di istituzioni oggi presenti e ai maestri santi. Poter raccontare la storia di mio padre mi ha reso orgoglioso ma allo stesso tempo preoccupato. Il nostro settore è in crisi, ma una crisi ben più grave di quella economica che pur si fa sentire. La nostra manodopera, la nostra maestria, però, si sta esaurendo lentamente ma inesorabilmente. La tradizione rischia di scomparire dalle spazio a realtà che mai e poi mai sopperiranno la mancanza della maturità della maestria. Abbiamo bisogno di bracci nuovi, di abili giovani. La nostra è una responsabilità doppia, perché rappresentiamo forse l'ultima generazione, rappresentano oggi forse l'ultima generazione che può insegnare e dare continuo alla nostra storia. Quindi tutti noi, tutti voi, dobbiamo insieme trovare le soluzioni. Sono convinto e penso che lo siate anche voi, che l'arte sartoriale può ancora rappresentare un'opportunità per moltissimi giovani. Dobbiamo immaginare e realizzare vere scuole di sartoria, le nostre botteghe aperte, i nostri laboratori aperti ai giovani, con il nostro, col contributo di sarti anziani purtroppo che sono ancora le nostre botteghe. Dobbiamo trasmettere loro l'entusiasmo e la passione, dobbiamo investire in questo Made in Naples. Tutte le nostre energie, non abbiamo più tempo, siamo forse gli ultimi ad avere questa opportunità. Vi ringrazio e vi ringrazio. Sperando di riuscire a raccogliere questo appello accorato.